Partita a senso unico, con la Juventus sempre in attacco e il Perugia che pareva aver concentrato la grinta di un intero campionato in questa partita a difendersi. Per quasi sei minuti all'inizio del primo tempo i padroni di casa hanno chiuso gli ospiti nell'area piccola. Poi Goretti riesce a imbastire un'azione di alleggerimento riprovandoci all'11° e al 17° quando Butti da lontano sbaglia la mira. Al 23° un fallo su Bredi in area da parte di Frosio viene lasciato correre. Vanno quindi al tiro Cabrini, Furino, Fanna, Tardelli che sbagliano. Nella ripresa il gioco ripete il copione. La Juventus attacca e il Perugia si chiude a riccio. Al terzo la Juve sembra in gol ma c'è fuori gioco. Un fallo di tacconi su Tardelli passa inosservato e al 35° Causi è al tiro ma trova Mancini pronto. Un minuto dopo il Perugia va in vantaggio. Azione sulla destra con Cabrini che respinge corto, Butti crossa e trova la testa di De Rosa pronta a girare in rete. I padroni di casa tornano all'arrembaggio. Al 39° al termine di un'azione confusa, Marocchino recupera un pallone che sembra fuori. Serve Furino che viene fermato da tacconi. I perugini protestano ma l'arbitro è per il rigore che Bredi trasforma. Tre minuti dopo, al termine di una mischia, Marocchino riesce a battere Mancini ed è 2-1.